Se la prima forma di liberazione è il mito è a sua volta ciò da cui la filosofia si libera. Il mito diventa a sua volta un fato, una remora, perché affidarsi alla promessa del racconto mitico religioso e affidarsi a un vincolo e sottostare a un vincolo che non mantiene le proprie promesse, che non può mantenere le proprie promesse. E quindi, tra parentesi, questo vuol dire che è grande l'animo di coloro che si dicono credenti, perché esprimono con forza l'essenziale debolezza del contenuto di cui si fanno portatori.